Davanti alla telecamera il tecnico della Civitanovese, Francesco Lucera, mi stava venendo in mente Mandolesi perché è un po' l'eroe della partita, però diciamo che tutta la squadra ha saputo saltare questo ostacolo, come dicevamo in settimana. È un ostacolo molto duro, devo fare i complimenti al Mondurano che è un'ottima squadra, ci ha messo in difficoltà al primo tempo, poi nella ripresa siamo venuti fuori un pochettino più noi e abbiamo meritato la vittoria. Nel primo tempo siamo stati un po' polli in occasione del gol del pareggio loro, però c'è da dire che loro in squadra hanno giocatori di qualità buone. Noi stavamo dicendo che la vittoria della Civitanovese è meritata, lo dicevamo in telecronaca, ma pesante la sconfitta per il Mondurano, mister. Ma come gli viene in mente queste mosse che azzecca poi tre cambi, tre gol, cioè, tutti autori del gol, Becker, Mandolesi e Mangiacapri? Diciamo che noi non abbiamo titolari a riserve, questa è una cosa che sto dicendo dal primo giorno ai ragazzi, abbiamo una rosa che veramente possono giocare tutti, poi è normale che io ne posso mettere 11 e 5 cambi, quelli che vengono in panchina è importante, lo diciamo dal primo giorno di allenamento, che possono fare la differenza proprio perché entrano in un momento della gara dove magari gli altri sono stanchi, soprattutto sul campo nostro, e quindi sotto l'aspetto dell'impegno la prestazione fisica non devono mai mancare, poi possono anche sbagliare un rigore, quello non mi interessa. È sicuramente la gara di Francesco Nocera, la si sente e la si capisce. Questa Civitanovese vince 4-1 con il Mondurano, entusiasmando un po' tutti. Mister, campionato naturalmente ancora tanto lungo, in Siria ce ne saranno tantissime, piedi a terra. Piedi a terra sicuramente, ci godiamo questa vittoria perché è stata, anche se il risultato dice ampio, è stata sofferta perché il primo tempo abbiamo sofferto, però la squadra credo che se l'è meritata per il carattere, perché abbiamo sopperito alcune difficoltà che avevamo anche sotto l'aspetto diciamo tattico, perché ci avevamo Ballanti fuori che è un pochettino il nostro regista difensivo, e quindi chi è entrato in campo ha dato il massimo, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, però piedi per terra come finisce questa domenica, perché già dalla prossima settimana abbiamo una partita a dire difficile poco, un campo molto ostico per chiunque, per la Civitanovese sarà ancora di più, quindi godiamoci questa vittoria ma piedi per terra. Bene, noi restiamo con questo messaggio che ci manda Francesco Nocera, piedi per terra, godiamoci questa vittoria ma piedi per terra, e questo è il credo di una squadra che dovrà arrivare lontano. Grazie mister. Angelo Cetera, tecnico del Mondurano, dicevamo in telecronaca, Civitanovese che vince meritatamente, un Mondurano che però perde immeritatamente, con me. È difficile, vero, quando è così, chi non era allo stadio non può capire com'è andata la partita, tra virgolette. Il risultato ci penalizza oltremodo rispetto alla prestazione che abbiamo fatto. Noi cerchiamo di ripartire da almeno 70 buoni minuti e già pensare a sabato prossimo e toglierci di dosso questa brutta sconfitta. La Civitanovese come l'hai vista? Da Civitanovese. Io spero sempre che vadano su tutti e due. No, la Civitanovese io credo che abbia titoli per poter ambire a fare il salto di categoria. È giusto per blasone, per squadra e per come gioca, perché fondamentalmente è il gioco giusto e adatto per questo tipo di campionato e per questo campionato in modo particolare. Io credo anche che i punti non vengono mai per caso, se ce l'hai lì è perché te li meriti. Bene, secondo te, Angelo, qual è stata la svolta della partita? Probabilmente il secondo gol, che è stato un'invenzione, una giocata veramente incredibile di un giocatore che credo che sia entrato un minuto prima, due minuti prima, si è inventato questo pallonetto da oltre la metà campo, e un gol del genere è un bel pugno nello stomaco, avere la forza di ripartire non è facile. Probabilmente abbiamo avuto lì una mezza palla su un cross di Viti con Jimmy che ha fatto il velo sul 2-1, non riuscendo poi lì a riaprire la partita sul 2-2, e poi gli ultimi minuti lì forse il rammarico più grosso è quello che dovrò parlare con i ragazzi, è stato quello di aver mollato gli ultimi 10 minuti, e una squadra non lo deve far mai a prescindere dal risultato. Bene, noi facciamo gli auguri ad Angelo Cetere, alla Civitanovese, facciamo gli auguri al Mondurano perché in effetti è una gran bella squadra e gioca un bel calcio, perlomeno fino a quando ha potuto. Grazie Angelo. Grazie a voi. Davanti alla telecamera troviamo un giovanissimo, appena sedicenne, Civitanovese, maglia che pesa, gran gol, come va? Sicuramente una grande emozione, e soprattutto volevo ringraziare a tutti i miei compagni che
mi stanno aiutando a entrare nel gruppo e questo. Cosa pensi quando entri in campo? Che ti viene in mente? 16 anni, sono pochi, eh? Sì, ma penso a dare un aiuto alla squadra, che è la cosa principale, e di vincere ogni partita. Beh, sicuramente non lo mandiamo ancora negli spogliatoi, è ancora tutto bagnato, non vorremmo che prendesse l'influenza, il campionato è lungo, quindi in bocca al lupo per le prossime. La prima domanda che rivolgiamo a Mandolesi: che cosa hai detto a Garcia? Ti ha regalato due baci Pirugine, insomma. No, Garcia è bravissimo a imbucare i compagni, infatti due bellissime imbucate per me, mi ha messo avanti la porta, il merito anche suo, ma di tutti. Tutti bravi, tutti giocatori forti, superiori alla categoria che stiamo facendo, contento per tutti. E iniziamo a conoscere i giocatori della Civitanovese. Da dove arriva Mandolesi? La Civitanova. Civitanovese, ma lo sapevamo. Anche perché prima di intervistarti avevo incontrato la mamma. E dice, ma intervistato, due gol splendidi, veramente bravo. Questa palla sempre attaccata ai piedi e voler andare via, come mai? Diciamo che a volte è un po' troppo esagerata, perché il mister si arrabbia tante volte, però oggi è andata bene, un paio di volte è andata bene, ci è uscito bene il quarto gol, e sono contento, tanto so cose che metto al secondo posto, non mi interessa dei gol, chi segna, chi gioca, noi dobbiamo vincere il campionato il prima possibile. Noi siamo certi che al primo posto metti quella maglia importante, che è quella rosso-blu. Certo, no, dobbiamo vincere questo campionato il prima possibile. No, non penso a segnare, non penso a giocare di più o di meno, chi gioca, no, non mi interessa. Dobbiamo solo vincere questo campionato il prima possibile, perché non è una società che può fare un campionato di promozione, merita almeno due categorie sopra, dove è sempre stata. Noi ringraziamo Mandolesi, un giovane importante, promettente per quanto riguarda la Civitanovese, e si sente che è di Gitanoa, insomma. In bocca al lupo, ragazzo. Crepi anche a voi.